Buongiorno mie amate puzzle, come state? È la prima volta che registro con questo background, guardate. Oh, lei! Ops, ho preso male le misure. Olè! Fermati! Oggi voglio andare a fare una cosa che mi avete consigliato in tantissimi. Quando vi chiedo, ragazzi, che videogioco posso fare? Ho trovato molto spesso questo nome, Tokas Life, Tokas World. Io ho provato a scaricarlo, spero sia quello giusto. Ho scaricato Toka World, che spero sia Toka Life, perché mi avete detto tutti la stessa cosa, cioè c'erano questi nomi qua. E adesso quindi andiamo a provarlo. Non so minimamente che cosa sia, non ho guardato gameplay, non ho guardato niente, ho guardato solo quello che mi avete consigliato voi. Quindi andiamo ad aprirlo. Toka Boca, carino, mi piace. Già così mi piace. Sembrano tutti simili però sti giochini, Scuola, edificio. Non ho la minima, davvero minima idea della trama, di che cosa sia. Toka Life World. Ah, allora sì, è questo, Toka Life World. Play. Allora, immagino che questa sia la mia città. La grafica mi fa impazzire, cioè mi piace tantissimo quello che vedo ora. Si sta mano a mano costruendo. Crea personaggi. Abbasso un po', altrimenti vi uccido con l'audio. Allora, intanto guardiamo un attimino la città, perché devo impararmi a muovermi. Questi qua sono negozi, qua per esempio vendono le Polaroid, i giochini. Capiamo la trama prima di tutto. Usciamo. Questo è il mondo. Ah, ma oddio, wow, è gigante, è fichissimo. Intanto creiamo il nostro pupazzetto, il nostro bamboccino. La creiamo somigliante a me? Vediamo cosa si può fare. Ah, giustamente, bambina, adolescente, adolescente più grande, donna rugosa. Facciamo adolescente più grande. Colore della pelle, mettiamo il mio vero, quindi un... Facciamo così, una via di mezzo, un rosellino. Oh, posso farlo un po' più chiaro, eccoci qua. Poi, l'aspirapolvere? Ah, ma no, ma che bello! Le cose bioniche! No, non ho niente. I capelli. Oh, stupendo! No, i capelli vorrei qualcosa di particolare. Beh, non così particolare. Nemmeno così particolare. Ci facciamoci o il cono gelato o questo. Anche questa è carina. No, questa qua ho scelto. Il colore dei capelli, io li facciamo come i miei bianchi. Oppure rosa, che io sono molto rosa, possiamo farle anche più fucsia, guardate. Vediamo il bianco. Facciamo i bianchi, dai, io sono bianca. Poi, questo che cos'è? Ah, il taglio dei capelli. Mi piace in realtà. Che carino questo. Ma quanti carini. Tanti super carini. Terrò questo che mi piace molto, sono i capelli che avevo io prima, tipo rasati qua col cressone. Aia! Oh, se no le treccine! Ecco, questa è molto da Sabri, questa possiamo dire che è da Sabri. Non ci sono quelle che faccio io una destra e una sinistra? No, allora terremo queste. La barba, beh, se vogliamo fare Sabressio, come su Adobe Me, che sono io con la barba, quindi mettiamo la barba, però scura, perché adesso ce l'ha abbastanza scura, quindi mettiamo marrone scura. Eccoci qua. Gli occhi miei sono molto energici, quindi metterei questi qua, se questi sono un po' sensibili. O mettiamo questi. Io metto sempre il mascara, quindi lascerei questi qua. Poi, naso, ho un nasino piccolino, perfetto. Sopracciglia, io ce le ho tatuate, non so se lo sapete, ma le mie sopracciglia non sono dipinte, ma sono tatuate, perché la mamma non mi ha fatto poi nel corpo, compresi i capelli, compresi le sopracciglia, quindi le mie sono dipinte, cioè no, dipinte, scusate, tatuate. Fa male farlo, incredibile. Si chiama microblending. Sopracciglia io ce l'ho che si vedono un po', quindi direi senza piercing perché non ce l'ho. Queste. Ok. La bocca, la mia bocca è sempre sorridente, quindi non guardo neanche le altre. È questa qui. Salem, lascia stare. Cosa stai scrivendo su WhatsApp? Tira via quella coda che stai scrivendo alla gente su WhatsApp. Poi le lentiggini, io ho le lentiggini e mi piacciono molto. Le lentiggini ce le ho, no, ce le ho così, in color caffè latte. Questo che cos'è? Le guanciotte.
Io non mi trucco mai, ma quando mi trucco mi piace farmi le guanciotte rosse, quindi le lascio, è arrivato Salem. Ma amore, ma tu in tutti i video del mio canale di gameplay ci devi essere tu. Poi le rughe non le abbiamo ancora, fortunatamente. L'outfit. Ah, così sembro o il tipo che lavora al Foot Locker o un carcerato. Vediamo qualcosa che si addice a me. Questo sembro i nonni. I nonni vanno in giro sempre col gilet. Questo mi piace. Qua sembro un giocatore di calcio del Brasile. Bella! Wow, scelgo assolutamente la salopette. Però vedo che Salem, giù che mi metti le unghie dentro. Vedo che in realtà posso avere anche altri vestiti. Ma no! Questo è pazzesco, questo è proprio da me. Io che vesto sempre con le tute. Se no posso anche essere Sheldon Cooper. Vediamone altri. Ma no, raga, pazzeschi. Mi piacciono tutti. Questi sono invernali. Questo è un Mimo. No, mi piace quello che avevo scelto, che mi sembrava fosse qui. Sì, è molto, molto Sabri. Accessori. Il cappellino non mi piace molto. Il cappellino con... No, 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 anche se c'è quello con la pizza mi piaceva, però no. Gli occhiali, io non porto gli occhiali. No, a posto. Ho il mio avatar, perché ne posso fare altri? Posso fare la mia famiglia? Ragazzi, qui come tutte le volte che faccio il primo video, dovete consigliarmi o aiutarmi proprio a capire. Non so se facendo così posso fare altri personaggi della famiglia. Nel caso sarebbe molto bello, un po' come The Sims. Ok, sto entrando in un negozietto. Ah, io la... Ok, la muovo con il dito, per esempio posso farla sedere qui. Siediti. Qua, cosa ho premuto? Stanno arrivando degli amici. Boh, non lo so. Vediamo, facciamo interagire, ok? Sono in fila con gli amici, mi piacerebbe sapere che cosa devo fare. Ma quante persone ci sono in questo mondo? Ok, bene, spiegatemi che cosa dovrei fare perché io non lo so. Usciamo. Che posto era? Che zona era? Giriamo un po'. Questa qua è una città. Qua c'è Mirta giapponese. Entriamo a vedere che cosa c'è. Ma tra l'altro avevo dimenticato il mio personaggio, non c'è. Aiuto! Devo andare a riprendere. Ah no, ma adesso sto giocando con l'hamburger! Ma no, ma voglio il mio personaggio! No, l'hamburger! Aiuto! Ora ho capito, riprendo il mio personaggio, lo metto qua. Cioè, in pratica creo le storielle io, non so, io posso mettere le persone nella storia. Cerchiamo di capire come funziona. Ok, adesso chiudiamo. E posso interagire con loro? Fantastico, non ho la minima idea di come si gioca questo gioco, ma lo volete in tantissimi, quindi dovete spiegarmi come si gioca. Cosa posso fare qui? Aiuto! Aiuto! Ho tirato fuori il tipo del... Scusa, tipo delle pizze! Ma posso rubare... Non ci credo. Vabbè, ho rubato. Non volevo rubarti il cibo. Io poi ti lascio dei soldi. Devo capire come si paga. Non so niente. Mi dispiace, mi dispiace. E usciamo. Aiuto. Allora, proviamo ad andare un attimo al parrucchiere, al barbiere. Perché se c'è quel logo lì, vuol dire che c'è un barbiere dentro. Intanto abbiamo imparato che per prendere i personaggini bisogna fare così. Quindi selezioniamo il mio con le patatine e usciamo. Fantastico, buongiorno signorina, buongiorno, non so interagire con lei perché non ho ancora capito come si gioca. Cosa posso fare? Posso sedermi qua e farmi i capelli? Oh mio Dio, sembro nonna Pina, nonna Pina che fa le tagliatelle. Sì, dopo vi preparo le tagliatelle, ok, questa... Ah, ma che fessacchiotta che sono. Scusi, lei può andare via per favore perché mi serve a me questa. Non mi piacevano i capelli nonna Pina, ecco, così sto già un pochino meglio. Scusi, potrebbe fare i capelli a nonna Pina? Sì, guardi, lei sta benissimo, glielo giuro. Anche lei, oh, scambiamo gli occhiali, mi dispiace. Io lei la vedo bene con questo capello qua a servire alla cassa. Guardate che perfezione. Penso che sia bellissimo. Io però ho sete, sto facendo andare l'acqua per niente. Bevi, prendi un bicchiere. Aiuto. Allora, prendiamo un bicchiere, mettiamoglielo in mano. E adesso beviamo l'acqua. Sì, facciamo finta che sì. Dovresti tagliarteli tu i capelli, signore. Signora, facciamo così. Proviamo a farci fare un taglio di capelli. Vediamo come si può fare. Ah, no, raga. Cioè, io potrei tingermi i capelli? Ma non ci credo, ma è bellissimo! È bellissima questa cosa. Allora, lei si sieda perché lei per me deve fare una... No, io volevo fargli i capelli colorati a questo tizio. Ecco, esatto, guarda con i capelli verdi. Dovresti darti anche una... Prima una pettinata.
Non posso tagliarteli? Dai, tagliali, che c'hai i capelli vomitevoli. Cioè, no, vomitevoli. Cioè, se lo piacciono va benissimo così, a me non piacciono molto. Ti metto un po' di questo spray, così almeno ti fai i capelli molto lucenti. Ottimo, ottimo, brava Sabri. Hai fatto taglio, piega. Adesso facciamo finta di niente, vai via senza pagare. E ciao, arrivo subito, vado a fumare una sigaretta. Ma torno, torno, non vi preoccupate. Arrivo subito. Non è vero, non pagherò mai il conto. Erano 100 dollari? Sì, sì, va bene, erano 100 dollari. Allora, qua c'è un gatto che esce dalla scatola. Disponibile al nostro negozio. Ah, c'è uno shop. Lo shop lo vedremo poi. Oddio, ho premuto il sole e è andato via. No, che carino, che carino. È arrivata la luna perché ho messo tutto in modalità notte. E quindi forse magari giustamente alcuni negozi sono chiusi di notte. Ah, questo è quello di prima. Ok, non ci interessa. Disegna la tua casa. Allora, prima di tutto rimettiamo giorno, che mi piaceva di più. Quindi questo è lo spazio della mia casa. Nuovi articoli disponibili. Ok, dove vogliamo fare la casa? Io penso che la mia casa la vorrei fare qui. Costruisci, perché è in mezzo al laghetto. Così ho le paperotte, le posso mettere nel laghetto. Ah, ma costruisci da solo, non posso scegliermela io la mia casa? Vediamo. Ah, certo, questa è una casa base. Allora, visualizziamo un po'. Io ho due stanze praticamente uguali, con la musica che esce. Questa è quella centrale dove potremmo metterci, diciamo, magari la sala. Qua abbiamo la cucina, il bagno. Io non capisco queste case, anche sull'altro gioco. Ma perché per andare in bagno devi passare dalla cucina? Ma non ha alcun senso! Vabbè, comunque, dobbiamo modificare la nostra casa. Cosa facciamo? Facciamo che la camera da letto è qui? Per ora sono da sola, quindi... C'è un letto matrimoniale. Si può girare? Ok, allora lo mettiamo. No, 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 che brutto. Sotto la finestra. Ok, la radio? La radio per ora la infiliamo qua. Io volevo metterlo sotto l'altra finestra, ma non si può girare. Allora lo mettiamo contro qui. Ok, perfetto, contro qui ci sta. Anche se mi piace di più il letto a castello, però devo avere un altro personaggio. Quindi lo cambieremo quando creeremo un altro personaggio. Quindi qua abbiamo il letto. Poi il bagno, andiamo a vedere un attimino com'è conciato qua il bagno. Ma ho dei soldi? No, non mi sta chiedendo dei soldi. La doccia, sì, beh, la doccia mi serve. E come se mi serve? Oh, togliamo sta radio, mettiamola un attimino sul tavolo. La doccia la mettiamo qua, così almeno da fuori possono vedere le mie belle grazie, perché cioè, praticamente la doccia è l'unico posto dove posso metterlo davanti al vetro, ma va bene così. Ottimo, chi non vedrà di farsi la doccia su un grattacielo, perché vedete che sono in alto, dove tutti mi possono vedere. Grazie Pugi, tirami anche giù la videocamera, eh. Una stanza un po' strana. Ma il letto è orribile grigio, non si può modificare? Ditemi se poi se si può modificare. Belle le mensole, allora mi piace questo qua, che è quello per appendere i cappotti, che lo mettiamo qua. La pina la spostiamo, anzi mettiamo quello per i cappotti sotto. La pina la mettiamo qua, perché ho visto che c'è un bellissimo mobile qua, vedete, che però è troppo grande. Niente, devo metterlo in sala. Ok, e allora posso metterci una piccola mensolina? Dai, almeno la mensolina me la fai mettere qua. Anzi, sapete cosa vorrei fare? Vorrei fare così, la stessa altezza dell'altra, e poi aggiungerci sopra quella più piccola. Esatto. No, fermi che voglio modificare. La vorrei mettere una qua e un'altra, perché guardate che genio sono stata, asimmetrica qua. Super carina, così posso metterci un sacco di cosette. Poi vediamo sempre in camera l'armadio. Dove ce lo infilo l'armadio però, ragazzi? Quello dei vestiti, la petta la possiamo mettere qua, perché qua non si può mettere niente. Ah, qua dei vestiti non va bene, dobbiamo modificare un pochino. Ma la finestra non si può muovere? No. Ah, questo lo eliminiamo. Si può eliminare, ma non so come. Quindi, per ora, eccolo qua, cestino. Così lasciamo qua quello per appendere le giacche. Qua mettiamo l'armadio un pochino più in qua, per favore. Sì, fa un po' schifio, però vabbè, per iniziare va bene. Mettiamoci la radio sopra. Ok, adesso
Vediamo il tappeto. Un bel tappeto bianco, ci sta sempre, se non hai gatti e il cane che ti fanno la pipì sopra. O una gattina che vuole le coccole. In sala invece, anzi andiamo in bagno che stavamo finendo il bagno. Ops, ho spostato la cucina. Lo specchio non mi piace neanche un po'. Dimmi che ce ne sono altri. No, c'è solo questo schifezzino. Ah, c'è la vasca. No, non è la vasca, è proprio la doccia. Quello per pulire ci potrebbe stare. Lo mettiamo qui dietro con il sapone, che lo appoggiamo lì, il secchio lo appoggiamo sul gabinetto, no, davanti qua, e il mocio si può lasciare dentro. Penso sia distrutto. Con la spugna lo lasciamo nel lavandino. Ottimo, per ora questo ho potuto fare, ragazzi. In cucina il frigorifero ce l'abbiamo, la macchinetta per cucinare ce l'abbiamo. Scusate, ma senza il mestolo le cose come cuciniamo? Ci vorrà una padella. Ok, una tazza qui, un piatto qui, tanto ora abbiamo da soli, quello delle posate sopra il frigo non si può mettere, quindi non lo mettiamo, ops, ho fatto un danno, lo sapevo. Oh, abbiamo anche il cibo, si può aprire il frigorifero? Ho un'idea, no, non ce l'ho l'idea, se spostiamo un po' questo e un pochino questo, ritagliamo un piccolo spazio dove possiamo mettere... No, la doccia no. Possiamo mettere un tubo di niente. Ah, questa radio qua. Possiamo eliminarla che mi dà fastidio. Così ci spostiamo questo qua. E un minimo di cibo, non dico molto. Una pagnottella con un po' di latte. Li mettiamo sul tavolo. Ecco, ottimo. Poi andiamo in sala. In sala possiamo mettere un divano con un bel puff. Un lampadario, che lo mettiamo proprio qui. Una pianta. La possiamo mettere dentro, bella, qua nell'angolino. Spostiamo sopra questo, così mettiamo una bella pianta qui. Poi conoscendoci, noi abbiamo veramente sempre gli scatoloni in giro. Purtroppo è la verità, cioè con tutta la roba che ordiniamo per far video, lo scatolone ci sta. Qualche giochino in giro, non abbiamo ancora bimbi. Ah no, non c'entra però. L'estintore per me è una cosa che ci deve sempre essere in casa. Perché può succedere qualsiasi cosa, abbiamo un estintore, quindi per ora lo appoggiamo qui. Un bel cuscino, lo possiamo mettere sul divano, sì, uno così e uno così, mi piace, escono anche le piume. Cos'è un test di gravidanza? Ah no, un pennarello, scusate. Lo mettiamo nel box, insieme a questo, e anche una palla, ci piace. L'annaffiatoio, ci serve anche l'annaffiatoio, lo mettiamo qua sopra perché dobbiamo bagnare, non ci credo, posso bagnare le piante, guardate raga, aspettate. Pittare i muri, allora, scusate, ho spostato, allora per pittare i muri, la carta, come bisogna fare? Ah no, questo è il pavimento, carino, facciamo tutto uguale? Non mi dispiace, questo invece è sempre pavimento, ok, allora non li farei tutti uguali, giustamente ho premuto il pavimento ed è per forza così. Poi invece qua posso avere le vernici, che carino, per esempio così diventa gialla, così diventa rosa. Mi piace questo gioco! La sala la farei gialla e azzurra, cosa ne pensate? Questo è proprio un giallo nuts, questo è proprio giallo nuts, sì. La mia camera da letto la metterei un po' rosa tenda, super carino, rosa grigio ci sta molto bene. La cucina invece, allora il bagno lo metterei sull'azzurrino. Così, un po' più azzurro. Sì. E dobbiamo cambiarci anche la base, che ci mettiamo un parquet di legno. Sì, anche se il parquet in bagno non... Però, vabbè. E invece, in cucina ci mettiamo la carta da parati con le mattonelle. Già così la mia casa inizia a prendere forma. E qui, ah, qui c'è lo shop che oggi però non voglio vedere. Beh, dai, di base abbiamo fatto una casetta e mi sembra anche molto molto carina. Usciamo, ma mi fermo qui perché voglio le vostre spiegazioni, i vostri consigli per andare avanti in questo gioco bellissimo. Quindi mi raccomando, per favore, mettetemi tanti commenti, insegnatemi a giocare, che mi piace molto, è un gioco che porto davvero volentieri sul canale. Aspetto tutte le vostre centinaia di commenti. La Pugi vi manda un bacione grande grande. Aia, ho infilato le unghie nella carne. Io vi mando un bacio grande grande grande. Ci vediamo domani con il prossimo video. Ah, e spero di giocare molto presto a Toca Life o Toca World. Qual è Toca Life o Toca World? Boh.